Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 1355esima puntata di Aurotrack Simulator 2. Allora, andiamo a caricare alla Post Nord il mangiare, non mi ricordo, carne di manzo, carne in scatola, questo era da caricare, non me lo ricordo più. Perfetto, possiamo andare tranquilli e non ci portiamo via niente. No, era di qua, ne devo uscire, sì. Perfetto. E via, che poi ripartiamo per il nord un'altra volta. Non portiamo via le macchine, non dovremmo. Ok, non abbiamo segnato le gomme prima, non le segniamo neanche adesso. Guardate che bravi. Perfetto, tiriamo su i finestri, che fanno troppo casino così. Qui c'è un'altra ambulanza per della serie di ieri che dicevo che c'è, no, ieri, l'altro ieri, quando era l'ultima puntata. E via, che andiamo alla Poste Nord. Camion da aggiustare, ma anche no, sinceramente. Potremmo far gasolio, ci eravamo, se passavamo di là in teoria per... infatti. Pro pazienza. Pro pazienza. Questo craft era nuovo, non l'ho mai visto nel traffico. Ah no, è un mantigie, non è un craft. Vabbè, mi direte. Non è che cambi molto, lo so. Cambia il logo, il motore. Non so il cambio, ma non credo. Andiamo. Partiamo con l'arancione, che in teoria non si potrebbe. Però noi facciamo lo stesso perché siamo illegali, non rispettiamo la legge. Non ci piace la legge, quindi partiamo con l'arancione. Giallo, chiamatelo come volete. Ok, spostiamoci di qua. Sta macchina la investiamo. Teniamo sulla freccia. Ma è leggermente cambiato o è una mia impressione? No, è cambiato, cavolo. Non era così l'incoping una volta, o no? Eh no, è cambiato. Ma sai, no, è così, era così. No, 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 no. Sono io che ho pochissima memoria. Allora, carichi. E prendiamo la carne in scatola. La devo caricare? Oh mamma mia. Ci vogliono bene questi posti. A parte che l'avevo messa io questa mod. Per complicare un po' gli scarichi, perché erano troppo semplici. C'è anche un tractore. Qui è tutto in tema blu, come vedete. Anche i carichi, se non sono blu, non li vogliono. Il trattore infatti è blu. Perfetto, allora mettiamo la retro. Tiriamo giù i finestrini, che sennò non serve a niente avere la possibilità di tirarli giù, almeno quando facciamo retromarcia li tiriamo giù. Di qui non c'è niente, fantastico. No, così non mi piace tanto, perché non vorrei portarmi via i pallet. Ok, Post Nord Logistics. Perfetto. Così va bene, ma neanche tanto, sinceramente. Riprendiamoci ancora una volta. Io da quello specchio non riesco mai a far manovra fatta bene. È molto meglio da questo di qua. Perfetto, ora dovrebbe andargli bene, anche se non siamo perfettamente centrati. Ma porca di una miseria, ma io uscirò a mettermi decentemente. E che cavolo? Faccio una manovra come se fossi down. Oh, diamoci un po' di qua. E poi lo giriamo di là. Perfetto. È verde, vuol dire che gli sta bene. Carichiamo. Carichiamo 220 quintali di carne in scatola, quindi. Perfetto, passano gli affari di ieri che abbiamo visto. No, di ieri, di nuovo, dai. Ero abituato a registrare una puntata al giorno. I tempi che furono. E quindi dico ieri, ma non è più ieri, non ne registro più uno al giorno, purtroppo. Piacerebbe, cioè mi piacerebbe. Fosse che avessi più tempo lo farei tranquillamente, che purtroppo lo sapete. Già registrare una due ogni due giorni mi risulta complicato. Ok, di qua si va, di qua anche. E via. Stiamo di qua. E via. E niente ragazzi, cosa... Ah, ecco cosa possiamo parlare. Lo Scania 770, o comunque la nuova gamma di V8 che
Scania ha presentato. Devo ancora vedere tutti i video di presentazione, probabilmente tanto che sono robe corte. Ne ho guardato un pezzettino della presentazione italiana che ha fatto Guido Meda con Italscania e o Scania Trento, che dir si voglia, insomma, il punto di riferimento italiano per Scania. E poi boh, è stata rivelata questa nuova gamma di V8, che è il 530, il 590, il 630, no, 660 e 770. Essenzialmente non è difficile da ricordarseli perché hanno aggiunto 10 cavalli a tutti. Ha fatto il 530, che sono 10 cavalli più del 520, il 590, mi sembra, che sono 10 cavalli in più del 580, il 660 che sono 10 cavalli in più del 650, e il 770, vabbè, perché il 770 se ne parla. Quindi erano tutte teorie fondate, a quanto pare Scania se le ha fatte scappare tutte come al solito, mi verrebbe da dire, perché si è sempre fatta scappare tutto. Gli Scania, quando in Next Generation no, però quando presenta, perché li vedevi che erano camuffati, insomma, quello sì, però quando abbiamo visto gli Scania XT che già si vedevano, cos'era poi un'altra che l'aveva combinata che non si doveva vedere, che però è uscita, non mi ricordo più. Questa qui è un'altra, e mi sembra ce ne fosse un'altra che doveva nascondere, però poi è uscita, forse la serie, una serie L, una cosa del genere. Comunque ne aveva combinate, qualcosa gli è già capitato che fa uscire. E quindi quelle foto che si vedevano della targhettina dei cavalli 770S, che infatti sembravano proprio vere, non sembravano ritoccate, cioè non sembrava per niente. Però, no, sai, al giorno d'oggi si possono rifare, però. Era tutto fondato a quanto pare. 770 è il nuovo motore. Ed è il più, il camion, insomma, una cosa del genere più potente del mondo. Non più d'Europa, ma del mondo in tutto. Allora poi vedremo Volvo cosa si involta. Sì, si involta. Chi è? Volta, quello che ha inventato. Come si chiamava? Volta di nome? Non me lo ricordo. Ma perché vanno tutti piano qua? Guardali. Nicola Volta. No. Sì. Non me lo ricordo. Nicola. Sì. Alexa, chi era Nicola Volta? Si è spenta. Alexa, chi era Nicola Volta? Sentiamo, eh. Alexa, stop. Polaroid Corporation. Ma chi ti ha chiesto? Vabbè, o era Nico, no, Nikola Tesla. E Volta com'era di nome? Boh, potrei cercarlo, ma ora non ne voglia. Cioè, sto guidando, non si può usare il telefono. Sta di fatto che appunto adesso vedremo Volvo cosa si inventa. Si stavo dicendo di nuovo, si involta. Qui arriviamo su Dertaglie tra poco, dove c'è la fabbrica di Scania. Ne ha passati di anni, perché Volvo ha fatto il 750 nel 2000 Volvo, c'è stato un periodo che se la giocavano proprio tipo di anno in anno, facevano motori. Tipo c'era il 580 Scania e Volvo arrivava a 5 500 forse. Non me lo ricordo. 540 forse. Lì. Scania ha fatto il 620. Ah no, c'era lo Scania 580. Volvo ha fatto il 600. Scania ha fatto il 620. Volvo ha fatto il 660. E forse anche il 700. Insomma, un affare del genere. Scania ha fatto il 730. Una cosa così era. Mi ricordo che il 660 è stato per un periodo il più potente. Poi addirittura ha fatto il 700 o forse hanno fatto 600, 700 e 730 più o meno a tempo. Cioè anche lì già se ne vociferava. Che mi ricordo l'officina Scania dove portava il camion mio papà diceva: adesso esce un nuovo motore, deve essere 720. Infatti per qualche settimana barra mese 720, 720, poi invece era 730. Qui era su Dertaglie dove c'è la sede della Scania, non ve l'ho neanche fatto vedere. Qui a destra poi c'è Stoccolma, qui c'è un trailer Scania. E niente,
Adesso poi è stato un bel po'. Scania ha fatto il 730 nel 2009 in teoria. Credo 2009 circa. Volvo non so bene quando abbia fatto il 750. Comunque credo lì. E adesso dopo, saranno 10 anni buoni. Più di 10 anni che c'è il 730, ha fatto il 770. E nada. Vedremo Volvo cosa si inventa, se si inventa qualcosa. Perché prima il leader era Volvo, ora è Scania. E sicuramente Volvo non è che gli stia proprio tanto tanto bene. Che Scania, come uno non sta bene che ha fatto quell'altro, ecco. A 3000, una coppia spaventosa. 3000, ma non me lo ricordo più. Quanti newton metri di coppia? Comunque, Scania? Sì, Scania, Eurotrack. Bravo, non crashare, fammi salvare. Allora, vedo in giro, perché comunque i siti di mod li frequento abbastanza spesso, almeno una volta al giorno li guardo, cioè una volta al giorno li guardo. E il forum dell'SCS, quasi solo lì guardo. E guardo che un sacco di gente ha problemi con RJL, dice io metto il fix 1.38, poi 1.37, poi metto questa mod sopra. Dove è andato quel furgone là? Nell'angolo cieco non ce l'ho. Bah, sarà scomparso. Metto questo fix, quello sopra con priorità sotto. Io sinceramente non ho fatto niente tipo dalla 1.35, 1.36 che funzionava. Non ho fatto niente, tuttora mi funziona. Magari, cioè, non mi crasha nel concessionario. Non mi crasha perché l'avevamo visto, l'avevamo modificato anche assieme. Era perfetto. Vabbè, meglio, eh. Magari poi c'ho qualche piccolo problemino che non so, tipo possano essere il fix, come magari il fix per i finestrini. Non lo so. Comunque sta di fatto che qui dobbiamo girare a destra. Quindi prepariamoci a rallentare un pochettino. BMW, fammi infilare, grazie. Ah, prendiamo il traghetto a Ninasam. Di qua in teoria si prende il traghetto a Ninasam. Cioè si va a Ninasam e poi si prende il traghetto. E giusto, noi dobbiamo andare su un'isola. Sta di fatto che RJL se ne è uscito dicendo che ha finito la cabina T per gli Scania T, però non è ancora, cioè ha finito gli Scania T per la 1.38, 30, 39, 1.38, ma non ha ancora gli R. Quindi perché lui usa di più il T e quindi ha fatto prima quello. E niente, quindi adesso si stava un pochino discutendo se rilasciare quelli. Rilasciare prima i T oppure rilasciare poi tutto il tempo. Questa parte qui non me la ricordo, sinceramente mi sembra abbastanza nuova. Io mi ricordavo che uscivi di qui e c'era tipo una rotonda. Ah no, ma aspetta, mi confondo io. Eh sì, perché Ninasan non è qua. Ah, sta parte qui, ma nuova no, perché l'abbiamo già fatta. Mi ricordo di essere già uscita questa uscita. Dai, Eurotrack, su, apriti. Sesamo. Guarda, dovrei anche chiudere la puntata, siamo già 13 minuti. Che poi mi porta via troppo tempo per registrare. No, ci siamo già andati, siamo anche già andati. No, di qua no. Di qua. Beh, gireremo un pochino sta zona qui. Ninasam è sotto, a quanto pare. Cioè qua. Vedete, sì. Bisognava uscire di qua. Vedete che si usciva dalla galleria, uscivi qua. E poi c'era la rotonda. Questa me la ricordavo, sì. Di là no. Però non mi ricordavo che avessero messo l'officina. Magari hanno cambiato qualcosina. Ninasan. Ma sta di fatto che. Quindi adesso magari il T verrà rilasciato. Per l'R ci vorrà ancora un po' di tempo. Adesso mettiamo le quattro frecce per sicurezza. E nada de nada. Quindi. Boh. Invece Eugene anche sta lavorando al suo Volvo. Il Volvo non so se è compatibile. No, in teoria proprio dice non compatibile. Non so se io ce l'ho dallo Steam Workshop e mi sta bene che non sia compatibile, quindi non ce l'ho nel gioco proprio. Non me lo fa attivare come mod. Non so se scaricandolo come archivio e poi modificando il manifest si può mettere. Questo non ha la targa. Si può mettere che sia compatibile e in caso se ha problemi. Però io per non saperne leggere né scrivere. Lo lascio lì che poi si aggiornerà da solo e via. Comunque, ora vedremo un pochino questi Scania 770. In teoria è stato anche messo qualcosina come sensore dell'angolo cieco, una telecamera, un qualcosina qua sotto, che non è stato fatto notare che io non avevo visto. Sinceramente ora non è che
Anche lì non è che ho molto il tempo per andare a vedere, stare sempre su Stefari, quindi purtroppo. Però ho visto una foto che lo faceva notare e l'ho notato anch'io, mi direte grazie, meno che non sei cieco. E boh. Rotondina, andiamo un pochino qui, fermo motore. Ok, questo si è fermato. Perfetto. Perché ti devi fermare? Cammina, vai. Questi qui si fermano nelle rotonde. Poi mettono i cartelli che sono di geni, che mette i cartelli in questi modi qua. Se io non faccio gli incidenti. Faccio questi incidenti stupidi. Che comunque sono abbastanza frequenti, tipo nel Regno Unito, dove c'è un sacco di rotonde. Che uno guarda di là, non guarda davanti, parte, boom, si prende la macchina. Fosse stata una macchina non mi sarebbe manco venuto in mente. Un camion è un pelo più difficile da fermare, quindi ci sono andato contro. Essenzialmente è così. Comunque è bello sto posto. Non mi ricordavo di averla mai fatta sta strada, sinceramente. Vabbè, vabbè, vabbè. Dai, arriviamo al porto, così chiudiamo anche la puntata. Mi sta già venendo un po' di mal di gola. Bene, benissimo. Credo sia di parlare. Dovrei andare a bere un po' d'acqua. Tra questa e la prossima puntata lo farò. Ne ho ancora due da registrare. Quindi oggi per voi è martedì. Domani niente puntata. Verrà mercoledì. Forse potevo passare anche di qua. Non so. Mercoledì, poi giovedì, venerdì. E poi domenica prossima di nuovo. Ok, dritto c'è tipo un parcheggio. Ma a me non è che me ne interessa più di tanto. Invece sì, mi interessa il parcheggio. Andiamo al parcheggio, a parcheggiarci. Perché dobbiamo andare al il traghetto? Andiamo al parcheggio, c'è parcheggio, andiamo al parcheggio. Ok, di qui c'è il divieto. Di qui sono uscita. Sta a vedere che mi fa fare il giro del globo per andarmi a parcheggiare. Oh, potevo entrare di qua forse. Oh, ma anche no. Se di no. Di qua credo proprio di sì, però. Se non entro di qua, dove voglio entrare? Di qua si entra per forza. Perfetto, andiamo a parcheggiarci vicino allo Scania. Così li confrontiamo. Lui è polacco, noi siamo italiani. Barra. La targa forse non è italiana. Oh sì, no, la targa è italiana. Sì. Noi siamo italiani. Mettiamolo un pochino più avanti. Ecco qua. Vecchia serie R con nuova, contro nuova serie R. Io sono d'idea che, eh sì, quello di sinistra è sempre più bello rispetto al mio. Comunque, io vi ringrazio per la visione. Da, bene tutto. Ciao a tutti.